Allora, c'ho altre due cose da chiederti. Intanto, com'è finita questa storia con la Meloni? Ci devi raccontare. Contestualizziamo un attimo, mettiamo una breve clip. Ah, ok. Questo mi fa piacere. Io faccio un'ottima lettura. Audio Marcus. Beh, non ero brutto però proprio, eh. Non era, ah, cioè, io faccio un'ottima lettura e a suo punto ne parliamo perché è molto divertente. Perché vede, David Parenzo ha scritto un libro che si chiama I Falsari. Non vorrei usare questa trasmissione per farvi pubblicità, no, no, quindi lo fa lei, la faccio e io. La ringrazio la faccio allora, io perché sennò sembrerebbe una marchetta che David non vorrei. David Parenzo ha scritto un libro che si chiama grazie, I Falsari, grazie, che è autobiografico. Perché in questo libro che lui usa... grazie. Mettiamo le cose, prende e manipola i post... miei nello specifico. Qui c'è un post manipolato dove Parenzo mette in bocca a me esattamente quello che ha detto lui adesso, e cioè che io avrei proposto che le nazioni che non si occupano del ricollocamento non devono avere i fondi dalla UE. Dalla UE, sì. Cosa che io non ho mai detto. Sulla quale, tra l'altro, lui mi insulta, si figuri, la cosa che lui ha appena proposto, se fermi. Modura troppo. Comunque, volevo sapere questa storia. Cioè, praticamente, intanto qualcuno scrive in chat, ottimo i falsari, l'ho comprato. Questo non è male. Edito da Marsilio, molto bene. Allora, vabbè, tu praticamente scrivi questo libro, la Meloni fa un po' questa scenetta dicendo che hai diffuso una fake news ai suoi danni. Com'è finita? Allora, spiegaci bene la storia. Dato inequivocabile, sono stato mai querelato per quel libro? No! Con calma. Domanda numero uno. Sono stato, ma in modo pacato e anglosassone, sono stato mai querelato per quel libro? No! Torniamo calmi. Questa è l'inquadratura iscocchiana. Torniamo calmi, perché altrimenti uno potrebbe pensare. Attenzione, il novello Roman Polanski abbiamo qui. Poniamoci una domanda molto semplice. Se voi mi adesso, durante la conversazione bellissima che stiamo avendo, mi diceste: ma scusi Parenzo, lei, chiedetevelo pure, è mai stato... Ma lei è mai stato querelato per il libro? Non essendo, questo è lo stile anglosassone di un giornalismo sobrio, molto sobrio, pagato. Questo è il primo dato di fatto. Se uno si sente diffamato, ha uno strumento che è quello della querela. Io ho spiegato cosa ho fatto in quel libro. Io ho preso il suo post, non l'ho manipolato tecnicamente. Ho preso il suo post, poi ho messo un commento. Lei nel suo post, e usavo il ragionamento che lei ha fatto in trasmissione per evidenziare il paradosso della sua posizione politica rispetto ai migranti e rispetto alla UE. Il dato di fatto è che grazie a questa cosa televisiva il libro, che fino ad allora era, come dire, non in sordina, ma che io presentavo nei festival, grazie a quella cosa lì è uno spot straordinario, tant'è che io stesso l'ho ripostato, cioè a dimostrazione del fatto che non avevo nulla da temere. Ho preso, se uno ha qualcosa da temere, il primo interesse è quello di metterli nascosto. Certo. No? Andate a vedere sui miei social la risposta che ho dato. Io il giorno dopo, subito, ho preso il post e l'ho ripostato.